Benvenuto a Macro Podcast, la via naturale per il benessere e la conoscenza. Macro Podcast propone una visione olistica dell'uomo e dell'ambiente attraverso interviste, riflessioni e consigli pratici per la crescita personale, per vivere in salute e in armonia con la natura e scoprire verità nascoste su scienza, attualità e molto altro. Intanto ci tengo a dire che nella mia esperienza sono due i punti che in qualche modo possono contribuire a creare disfunzionalità in un rapporto di coppia o comunque in un rapporto, per rapporto di coppia io non intendo necessariamente si incontrarono e vissero felici e contenti oppure si incontrarono e a lungo. No, proprio anche il semplice incontro uomo-donna, il semplice incontro fisico, può essere anche solo una notte, ecco. Quello che ho scoperto è che, a mio avviso, sono due gli elementi portanti in un incontro armonico, quindi che possono essere in qualche modo di sostegno, che sono di sostegno, o che viceversa possono creare disfunzionalità, che è poi un po' quello su cui baso, i due perni su cui baso il mio lavoro. Uno è appunto l'appartenenza, quindi l'appartenenza a un sistema, a un sistema familiare, quindi non tanto a livello psicologico, perché la mia non vuole essere un'analisi psicologica, ma proprio a livello sistemico, cioè sistemico vuol dire, ripeto, l'appartenenza a un sistema familiare. Quindi la violazione di certe regole, ordini, cosiddetti ordini dell'amore che governano ogni sistema, in qualche modo può creare, diciamo così, disfunzionalità nell'incontro uomo-donna o comunque nella coppia. In questo senso possiamo anche includere l'incontro diversamente assortito, io lo chiamo, quindi uomo-uomo, donna-donna, anche perché mi sono accorta, lavorando comunque anche con non necessariamente solo eterosessuali, che comunque si ricrea la polarità. Quindi ci tengo comunque a rimanere, più che sull'idea uomo-donna-genere, perché poi adesso è una polemica costante, ma proprio polarità maschile e femminile. E quindi si ricrea anche nella coppia omosessuale o nella coppia lesbica, si ricrea comunque, tende a ricrearsi la polarità maschile e femminile. Uno avrà un ruolo maggiormente, diciamo così, colorato da qualità femminili, un altro maggiormente, un ruolo è un'energia, è anche proprio un'energia che assume proprio gli aspetti, anche l'espressione di un carattere o di una fisicità, no? Quindi questo appunto può valere, questa violazione di queste leggi sistemiche, che a mio avviso è il fondamento di una disfunzionalità o di una invece armonicità nell'incontro e nella coppia. L'altro, e qui quindi approdo in pieno alle indicazioni, all'insegnamento di Barry Long, è proprio l'incontro fisico, l'incontro sessuale. Perché anche quando si parla di, e si parla tanto di tantra, più o meno a mio avviso con uso e abuso, in realtà la chiave
resta proprio l'incontro, il rapporto sessuale. Quindi questi sono, diciamo così, le fondamenta su cui baso il mio lavoro con le relazioni, sulle relazioni. Ecco. Per tornare quindi, nel caso di Very Long, al soggetto secondo, cioè al proprio la qualità del rapporto, dell'incontro fisico, ok? Sicuramente in questo Barry è molto radicale, molto provocatorio e anche molto chiaro. Sostiene appunto, e posso leggere anche due righe, che l'infelicità sostanziale della donna, la sua eterna insoddisfazione, peraltro è l'inizio del libro, derivano dal fatto che l'uomo non riesce più a raggiungere fisicamente la donna. Quindi questo è, e posso anche nella mia esperienza diretta testimoniarlo, essere proprio un punto focale. Quindi cosa vuol dire che non riesce a raggiungerla fisicamente? Qui ovviamente non è che voglio fare un commento didattico al libro, perché non è mio interesse, men che meno era nell'interesse dell'autore, ma parlo appunto della mia esperienza alla luce della pratica, delle sue indicazioni. Primo, questo è stato molto penalizzato, cioè questo fisicamente, no? Questo pensare alla luce del condizionamento cattocristiano, che il corpo sia, come dire, inferiore, che il corpo sia il fisico, il corpo, no? Proprio la carne sia da qualcosa di bassa lega, che sia comunque solo materia, no? Qui già appunto vediamo quanto questo tipo di condizionamento, che è un condizionamento secolare, va detto in questo senso, possa in qualche modo colorare le cose in modo disfunzionale. Cioè la coscienza si esprime nella carne, e per carne non intendo il derma, esattamente come si esprime in quanto carne, esattamente come si esprime in quanto spirito. Quindi questo fisicamente non è da lasciare così in una periferia un po' sprezzante, no? Uso e consumo, ecco, perché questo non è... Questa insoddisfazione, peraltro, e mi rifaccio di nuovo alla mia esperienza diretta, implica, lo riconosco in me stessa, l'ho riconosciuto e tendo a riconoscerlo, implica anche nella donna, come lui lo chiama, un profondo senso di scontentezza, ma anche una profonda mancanza di fiducia in se stessa, e per usare un termine che non amo molto ma che tutti comprendono, di stima di sé. Quindi chi mai legherebbe la mancanza di stima alla qualità di un rapporto sessuale sano, armonico, perlomeno in presenza, più consapevole? Nessuno. Ma di fatto è incredibile, è per questo che molta dell'infelicità è infelicità, o molta della sofferenza ha radici sessuali. Ti faccio una domanda, Elsa. Sì. L'uomo non riesce a raggiungere fisicamente la donna perché non ne ha le capacità, oppure è la donna che non è raggiungibile? Per mancanza di stima, per amorevolezza? No, la mancanza di stima in una donna, diciamo così, questa mancanza di fiducia in se stessi, uno dice ma accade negli uomini, sì, adesso però parliamo della donna, perché in particolare la donna, a mio avviso, soffre di mancanza di fiducia in se stessa. Alla base
sistemica. Prima ho parlato di queste due, diciamo così, fondamenti che alla base dell'armonia o disarmonia di l'incontro di queste due polarità è il materno, ok? Il punto è che l'uomo non è che per cattiveria, adesso io vorrei di nuovo chiarire, non è che c'è mala fede, non è che c'è volontà di chissà quale tipo. Per un qualche motivo nei secoli, perché stiamo parlando di millenni, ripeto, questa si è creata questa ossessione, tra virgolette, soprattutto a livello maschile, adesso si sta in qualche modo, a mio avviso, allargando anche al femminile, sul sesso. Cioè, è come se il sesso avesse assunto una vita a sé, no? Un'importanza innaturale da un certo punto di vista, un po' perso la sua naturalezza, ecco, quello che magari una volta mi è stato detto a me: fai in modo che il sesso sia come il canto degli uccelli alla mattina, no? Quindi l'uomo, allora, io ho una mia, e mi viene in questo istante anche una mia intuizione specifica sul perché l'uomo non riesca a raggiungerla, oltre ovviamente ad un insabbiamento nei millenni, nei secoli, per cui l'uomo ha perso l'autorevolezza su se stesso. I perché o i per come, lì non ci voglio andare, perché a mio avviso non è interessante un'analisi di questo tipo. Il fatto è che questa perdita di autorevolezza, e qui esprimo in pieno la mia intuizione, è dovuta alla mancanza di, alla perdita di contatto con quella che è la missione, uso una parola forte, dell'organo sesso. Quindi l'uomo ha perso contatto anche con ciò che veicola. Ciò che veicolano i suoi testicoli non è una roba collosa, più o meno gradevole, di sapore piccantino, dolce, ma è ben altro, è la scintilla divina della vita. Cioè, l'uomo ha perso autorevolezza su se stesso, io dico, spargendo distrattamente il suo seme. La preziosità del suo seme, a destra e a sinistra, manca, in modo del tutto sciatto, io dico addirittura, perché è un elisir preziosissimo. Quindi ha perso questa autorevolezza perdendo la forza, la missione insita nel seme stesso, la nobiltà, la magnificenza. Non saprei che altro dire, perché quella è preziosità, è preziosità divina, non fosse altro, ed è ovvio, perché crea vita. Quindi, riassumendo il tuo concetto e prendendo è diventato un OGM. Un OGM. Allora, l'uomo ha perso autorevolezza spargendo distrattamente il fluido seminale. Sì, ha perso secondo me contatto con la missione del suo organo, che è appunto il pene. Sì. Quindi riducendo il pene ad un semplice strumento più o meno imbarazzante, e in questo imbarazzo poi c'è anche il suo posto, cioè uno strumento da
in qualche modo di cui vantarsi, lungo, corto, medio, eccetera, eccetera, no? Potente, impotente, e ne ha perso proprio l'essenzialità, la missione, perché il pene è per eccellenza l'organo di amore, è per eccellenza l'organo che veicola la vita, è per il testicolo, è per eccellenza il tempio del seme e della preziosità divina della vita, della divina, misteriosa preziosità della vita. Ha perso totalmente contatto con questa preziosità. Quindi, di base, ha perso autorevolezza e la donna ha perso stima dell'uomo in se stessa. Una domanda che penso che possa arrivare a tutti in questo momento. Una cosa che hai perso, come puoi ritrovarla? Come l'uomo può ritrovare l'autorevolezza non disperdendo l'elisir, come l'hai chiamato tu? Ci vogliono secoli di lavoro. Non necessariamente. Per qualcuno può essere semplicemente un là. Per qualcuno questo può portare ad un immediato, come per tutte le cose, cortocircuito interiore. La ricerca di questa autorità, poi, del resto, e su questo l'insegnamento è anche chiaro, e io penso per ogni donna abbastanza intuitivo, anche se non, anche se magari la donna non se lo dice o non è in grado di leggersi, no? È per esempio questo cercare successo nel mondo. Successo mondano, no? Di come l'uomo si perda nel lavoro, di come l'uomo si voglia affermare, che non c'è niente di male, ok? Ma era giusto per far vedere, di come l'uomo diventi addirittura workaholic, cioè lavori tutto il giorno, e la donna abbia questa sensazione di trascuratezza, di come l'uomo certe volte si scambi facilmente. Adesso anche di più la donna, però dobbiamo mettere in conto che appunto la donna ha ricevuto un lavaggio del cervello costante che la sta portando ad essere sempre più simile, almeno per una buona percentuale, all'uomo o a un certo comportamento. Dopo si vedono appunto in questa ossessione per il successo, in questo insoddisfazione della donna. Sì, adesso però mi stavo parlando dell'uomo, di come l'uomo in qualche modo sposta questa mancanza d'autorevolezza poi nell'affermazione nel mondo, e di come diventa anche questa poca considerazione della preziosità del suo seme, diventa anche poca considerazione della natura, del pianeta Terra e della donna, inevitabilmente. Cioè anche gli effetti sulla diciamo poco ecologici che vediamo, no? Sono alla lunga effetti di questo, proprio perché c'è una mancanza di rispetto di base. Una mancanza di rispetto di base. La parola rispetto vuol dire come rispettare e riguardare, cioè uno sguardo profondo, un vedere profondo, un vedere vero, per capirsi, no? Quindi è come che uomo e donna raramente si vedono l'un l'altro. In che modo, per esempio, ci sono sicuramente le indicazioni del libro, sono sicuramente un modo per, uso un termine forte, recuperare questa autorevolezza da parte dell'uomo. Penso che già il fatto di prenderne coscienza che lo sperma è qualcosa di prezioso già è un primo passo comunque per un'apertura, per una visione diversa da ciò che conosciamo un po' tutti.
Sì, diciamo che invece di essere un senso di autorevolezza e di integrità interiore è diventato più un'imposizione di autorità all'esterno, no? Non riconoscendo questa autorevolezza, cioè è nata come una sorta di imposizione di autorità. Cioè per l'uomo comunque resta che il sesso è uno status. Per la donna è invece qualcosa di fisiologicamente importante, di biologicamente, cioè la soddisfazione, uso, o comunque, sì, l'insoddisfazione in un uomo è un'insoddisfazione più legata al, poi ovviamente, verificare, verificabile, qui non, qui in qualche modo stiamo narrando, non vogliamo creare nuovi dogmi, ok? Ognuno poi per sé, individualmente, farà le sue verifiche. Per l'uomo il sesso in fondo è o non è un grosso problema, diciamo così, per la donna lo è di più, perché l'uomo in fondo ha questo organo che basta stimolare, bla bla bla, e c'è due schizzi, finito lì, no? La donna sta imparando, sta cercando soddisfazione facendo lo stesso, cioè utilizzando sex toys, utilizzando vibratori, eccetera, eccetera, ok? Alcuni lo vedono come un grande, come dire, grandi passi avanti di emancipazione, ok? Se si tratta di un puro e semplice, io lo chiamo orgasmuccio risicato, vada, se in qualche modo si deve dare a questa massa di ossa e cartilagini un attimo di sfogo, ok, ma è ben altro, è ben di più. Cioè, nella grandezza che siamo, cavolo, e che è sta roba? Cioè, veramente è come se fossimo a salario misero, miserabile. Cioè, quando l'incontro di questi due organi divini, pene e vagina, è veramente può essere l'inizio della rivoluzione più grande. Veramente può essere poi la scoperta della vera preghiera. Non tanto del pregare, ma dell'essere preghiera. Quindi è come che sì, ok, applaudino pure le donne, il sex toys, il vibratore, non c'è alcuna condanna morale. Questo da parte mia, però voglio solo dire che è come che la donna si stia accontentando del salario minimo, proprio del compenso risicato, ecco, perché in realtà invece, per quanto mi riguarda, in ciò che io, da dove vengo e come mi sono stata in grado di vedere, è un fallimento questo. Quello che noi chiamiamo conquista sessuale. Quella che chiamiamo progresso nell'educazione sessuale, avanguardia, emancipazione, ok? Il vibratore io lo vedo come un fallimento di che cosa di nuovo? Di nuovo l'espressione dell'incapacità dell'uomo di raggiungere la donna fisicamente. Quindi che faccio io uomo? Chi l'ha inventato il vibratore? Una donna? No, l'ha inventato un uomo, ok? Perché dice, ok cara, basta, basta, mi hai rotto le palle di mettermi sempre davanti a questa impotenza, che non è un'impotenza fisica, ma è un'impotenza d'amore. Quindi io sai che ti dico, ti faccio un bello strumentino, vai di là, fatti sto caso d'orgasmo come io mi tiro una sega e finalmente non mi rompi più i maroni, ok? Proprio non mi rompi più i maroni, in senso non solo letterale. Proprio letterale. Quindi nel senso con cui inizia il libro apre proprio così, questa insoddisfazione della donna. La donna
E qui c'è un altro malinteso storico, ed è il malinteso storico che l'uomo ha bisogno di più sesso, di fare più sesso della donna. Lavaggio del cervello micidiale, non è vero, è il contrario. La donna in qualche modo, proprio fisiologicamente, si trova alla ricerca di questo tipo di pienezza. E dico pienezza, perché? Pienezza, perché? Perché è già lì, è già elementare, no? Se c'è, diciamo, questo varco, questa grotta. L'altro giorno, adesso faccio una parentesi, l'altro giorno ho visto che esiste in un luogo che ora non ricordo, però è visivo, praticamente una specie di grotta in una montagna, non mi ricordo dove, non ha importanza. E ce ne sarà anche più di una probabilmente, però lì c'era il nome, l'indicazione, eccetera, geografica, dove c'è una sorta di grotta che è palesemente una vagina, dove grazie ad una sorta di inclinazione il sole entra a una certa ora in modo da toccare, da illuminare la cervice, cioè il fondo di questa grotta, no? Quindi questa grotta in qualche modo, questo vuoto riceve soddisfazione dall'essere riempito. Come dire, altrimenti è una pentola inutile. Se mi regalano una bella pentola e io non ci cucino mai, e che cavolo! Ciò non toglie che ci possa esistere anche un'alchimia interiore, per cui si possa anche però nella sua naturalezza, in realtà è lì per essere riempita da questa forza vitale, no? E quindi proprio riceve senso di pienezza, no? Ed è abbastanza naturale questo ricevere senso di pienezza. Ah, ma le donne vogliono invece che gli uomini gli lecchino la fica e basta. Ok, va bene, ho capito. Cioè, è più facile, è più meccanico. Da un certo punto di vista di una relazione in cui c'è una reale apertura amorevole, accade del tutto spontaneamente, no? Il volerlo, questo diritto che la donna vuole che gli si letti la figa a tutti i costi, è un po' come il diritto dell'uomo al pompino, cioè stanno diventando delle aberrazioni, cioè si sta perdendo in qualche modo la bellezza. Ok? Quindi è evidente che l'incontro pene vagina è impopolare, soprattutto adesso in cui l'eterosessualità sicuramente sta passando dei tempi duri, ma non voglio comunque andare nella questione sociale o sociologica, no? Però questa soddisfazione, diciamo così, questo appagamento, perché il termine soddisfazione rimane a mio avviso limitato, richiede comunque l'incontro, questo incontro pene e vagina. Barry dice che qualsiasi altro tipo di incontro è semplicemente un surrogato. Ma perché? Perché non si tratta solo di far incontrare carne e umori diciamo così, un piacere limitato. Questo incontro permette l'accesso alla trascendenza. Quindi questo incontro permette esattamente l'accesso a qualcosa che è oltre poi la polarità stessa. Quindi trascendenza, mi auguro sia una parola
che più possano comprendere, che peraltro è insita anche nel parto, che peraltro nella scientificazione dell'amore di Odè, questo è un libro che mi sento all'atere di consigliare, ed è la funzione degli orgasmi, in cui questa trascendenza addirittura viene in qualche modo affrontata da uno scienziato, dalla scienza stessa, voglio dire. Quindi non si sta parlando di tantrismi, filosofie, di chissà quale esoterico, no? No, è semplicemente nella nostra espressione, nel mistero racchiuso nella manifestazione corporea, nella nostra fisicità. Quindi attraverso questa fisicità è possibile che si apra spontaneamente un varco nel divino, ed è per questo motivo io dico sempre che la Chiesa si è messa in competizione come holding, come azienda, cioè la Chiesa in qualche modo ha sempre agito non perché consideri zozzone il sesso, perché zozzoni lo vediamo dall'anno 1000 a forse prima, ora zozzoni di zozzonerie anche proprio a sfondo sessuale ne vediamo a pacchi, ok? Tra i papi, i vescovi, è tempo dei medici, eccetera, no? Ma proprio la Chiesa ha sempre voluto trattenere, l'ha fatto non per motivi di prurite morale, anche se così la faceva passare, ma proprio per avere il copyright, io dico, sulla preghiera. Cioè solo noi possiamo insegnarvi a pregare, no? Non è così. L'atto sessuale è preghiera, è la più alta delle preghiere, potenzialmente. Questo è il motivo per cui sia così importante, o perlomeno così auspicabile, che l'uomo possa ritornare a raggiungere la donna fisicamente. Avete ascoltato le parole di Nityama. Grazie. L'ascolto non finisce qui. Seleziono un'altra puntata dal menu. Intanto, grazie per essere stato con noi. Se vuoi essere aggiornato sulle prossime puntate, seguici sui social digitando Gruppo Macro. Oppure visita la pagina www.gruppomacro.com/podcast. Qui troverai anche una sorpresa che ti aspetta. Grazie per l'ascolto.